Qualche migliaio di persone, ma anche cavalli e pony, a Parigi per manifestare contro la cosiddetta equitassa del governo Hollande. In Francia l'IVA sui centri equestri è del 7%, ma fino al 1° gennaio dell'anno prossimo, quando salirà al 20%. Una misura che mette a rischio 2.000 strutture su 7.000 e migliaia di posti, secondo il presidente della Federazione Francese di Equitazione. Lorsque vous voyez partout qu'il y a 6.000 emplois, c'est des études très sérieuses qui ont été faites. Ci sono seri studi che mostrano la perdita di 6.000 posti. È molto di più del piano di esuberi delle grandi società di cui sentiamo parlare ogni giorno e di cui si preoccupano tutti i nostri politici. A fine ottobre il governo aveva annunciato di aver deciso di adeguarsi alla normativa europea, visto che la Corte di Giustizia dell'Unione ha già sanzionato la Francia nel 2012 per il tasso ridotto applicato ai centri equestri.